Salve a tutti ragazzi, bentornati nuovamente nel mio canale, il canale dell'Italian Keto Guy! Come state? Se invece ancora non mi conosci, il mio nome è Giuseppe, ho quasi 48 anni e sto seguendo l'alimentazione, non affatto una dieta chetogenica, dal 15 luglio dell'anno 2018. Qui puoi vedere come sono guarito dalla fibromialgia dopo essermi rivolto ai medici e rifiutando le medicine. Nel mio canale puoi trovare ricette tradizionali convertite in versione chetogenica. Quando iniziai, incominciai a capire che mi sono reso conto che era sempre noioso mangiare carne, pesce, uova, formaggi stagionati, uova, pesce, carne. Così ho provato a trasformare le ricette che mangiavo prima, quando ero solito abbuffarmi di zucchero, in ricette chetogeniche, sostituendo alcune farine e cercando sempre l'alternativa. Quest'idea è sfociata poi in un canale YouTube che stai guardando, che conta quasi 10.000 iscritti, tanti di voi mi sostenete, e un libro. Un libro che raccoglie tutte le ricette del canale, lo puoi vedere qui, il video in cui lo sponsorizzo, tutte le ricette del canale fino alla torta, cioccolato e caffè. 36 ricette salate e 31 dolci. Oggi continuano i miei esperimenti con le fibre per cercare di avere dei panificati decenti in alimentazione chetogenica. Le fibre sono a zero carboidrati, quindi un pane non proprio proteico perché le fibre di proteine nemmeno ne hanno. Hanno solamente le fibre. Zero carboidrati, zero proteine, zero grassi, un po' di calorie, ma solo fibre. Vi presento questo panino napoletano. Vediamo come l'ho fatto e poi dopo ce lo pappiamo. Facciamo la prova assaggio in diretta. A dopo. Gli ingredienti sono veramente semplici, partendo dall'alto a sinistra: 100 g di fibra di bambù, 40 g di strutto, 8 g di gomma di xantano, un uovo medio del peso di 70 g circa. 200, un po' di ripieno, io ho fatto formaggio di pecora, wurstel e pancetta e 200 millilitri di acqua a temperatura ambiente. Dopo avervi descritto gli ingredienti, iniziamo. Inseriamo i 100 g di fibra di bambù, gli 8 g di gomma di xantano, due pizzichi di sale. E diamo una bella mescolata. Io il video l'ho tagliato, è già abbastanza lungo. Dopo aver mescolato accuratamente, inseriamo i 40 grammi di strutto e l'uovo medio e i 200 ml di acqua. Se avete un uovo di taglia diversa, vi consiglio di non mettere tutti i 200 ml di acqua. Se continuando a impastare, vedete che l'impasto è secco. Aggiungete la restante parte d'acqua. Io ho tagliato il video, impastate per bene, mi raccomando. Fate assorbire lo strutto al bambù. Spolveriamo il tavolo da lavoro con un po' di fibra di bambù o fibra di avena, dopo ve lo dirò, e incominciamo a stendere il panetto. Con la fibra di bambù o di avena spolverata sul tavolo non si attacca. E con un mattarello diamo la forma di più o meno di un quadrato, di un rettangolo. Guardate la gomma di xantano come tiene, non si spacca, sembra proprio l'impasto tipico della farina 00 con la maglia glutinica. Spolveriamo un altro po' con la fibra di bambù perché aveva incominciato ad attaccarsi e creiamo un rettangolo. Facciamo sì che non sia troppo spesso perché lo dovremo arrotolare, la sfoglia deve essere sottile e mettiamo il nostro ripieno, ovviamente a scelta, come vi dirò dopo se siete vegetariani, tranquillamente potete evitare i wurstel che non devono essere di carne separata meccanicamente, mi raccomando, se leggete questo lasciateli lì dove sono, devono essere di carne di puro suino o tacchino, pollo, quello che sia, almeno dell'80%. Guardate la magia della gomma di xantano, guardate come si arrotola senza spaccarsi, senza lacerarsi. La gomma di xantano è una fibra addensante che oltre ad addensare zuppe e creme, serve anche a creare elasticità e compattezza agli impasti senza glutine.
Adagiamolo sulla leccarda foderata di carta forno, spolveriamo con un tuorlo d'uovo. L'eventuale rimasuglia di impasto possono servire per coprire i fori, se avete messo troppo impasto, come ho fatto io, a me piace pieno. E inforniamolo a 180 gradi per 25-30 minuti. Facciamolo raffreddare per bene. Qui è freddo. Guardate l'unto dello strutto che è stato rilasciato in cottura e tagliamolo. Tagliamolo a fette, se, poi dipende dalle vostre esigenze, potreste anche tagliarlo in due e ne mangiate una bella parte di questo, è molto sostanzioso, eh? In questo caso ne sono venute circa 6 fette circa. E ce lo gustiamo. Guardate la morbidezza. Guardate com'è soffice, lo strutto ha fatto miracoli. È squisito da svenire, credetemi. Adesso facciamo la prova assaggio. Ed eccoci qui, il momento tanto tanto atteso. Ho messo la fotografia che avete visto anche all'inizio del video nel gruppo Facebook che gestisco con quasi 6.000 membri, la chetogenica sfiziosa. E mi avete detto non vedo l'ora, non vedo l'ora, dove sta la ricetta? Eccolo qua, il cibo da strada napoletano, il panino napoletano. Buon appetito. Ragazzi, ho superato me stesso con questo prodotto, credetemi, fatelo, è eccellente. Zero carboidrati, senza glutine. Mamma mia. Mi devo mantenere, devo girare ancora il video in inglese, questo mi serve per dopo. Allora. Non ho la fibra di bambù. Sì, potete usare anche la fibra di avena. Non ho la fibra di avena. Dovete acquistare una delle due. Nel mio negozio Amazon ci sono. Gomma di xantano, posso evitarla? Sì, potete mettere 20 grammi di psiglio, è la stessa ricetta delle piadine, delle famose piadine che mettete sempre sul mio gruppo Facebook, molto gettonata, ho solo cambiato qualcosina, ho messo lo strutto e devo dire la verità che lo strutto rende questo impasto veramente morbido e soprattutto non si sente il sapore di cartone tipico della fibra di bambù, così me lo avete descritto. Mettete lo strutto, impastate per bene, fate assorbire al bambù lo strutto, uno dei grassi migliori che ci siano. Secondo il mio modesto parere, potete usarlo anche per friggere a un alto punto di fumo, costa poco. Impastate per bene, fatelo assorbire per bene e mangiate il giorno dopo. Io questo l'ho fatto ieri e è ancora più buono. Devo essere sincero, veramente più buono. È ancora più buono quando è mangiato il giorno dopo, insomma, freddo. Li potete congelare, sì, sia da cotti che da crudi. Tagliatelo prima a fette, però il filone. Così potete farvi delle comode porzioni da portare quando siete fuori casa per emergenza. Molti di voi mi scrivete su Messenger come faccio a fare l'alimentazione chetogenica. Io lavoro tardi. Questo c'è tutto. Ovviamente i grassi e le proteine vengono dal ripieno che ci abbiamo messo. Se siete vegetariani, ovviamente non mettete il würstel. Io ho fatto un righeno, come avete visto, würstel e pancetta. Potete mettere qualche altra cosa, zucchine con formaggio, per esempio. In quel caso le proteine scenderanno un po' in più, però ci vengono dal formaggio, non dalle zucchine.
L'uovo, comunque, mettete sempre l'uovo nell'impasto, credetemi, l'uovo è un alimento eccezionale. Nasce la vita dall'uomo, dall'uovo. Mettetelo sempre, quando potete, nelle preparazioni chetogeniche. Non mi viene in mente nient'altro, vi ho detto dello psiglio, vi ho detto che le potete congelare, la fibra di avena potete usare la fibra di avena, se non avete la fibra di bambù. Se avete altre domande, lo sapete, scrivetemi nei commenti, rispondo. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, il panino è veramente squisito, buonissimo, fatelo e mi direte. E potete mangiarlo a pranzo o a cena o a colazione. Meglio ancora, se vi mantenete bassi in carboidrati a colazione, dopo nel resto della giornata potete togliervi anche qualche sfizio e rimanete in chetosi. Siate furbi, lo so che non vi piace la colazione salata, ma è una questione di abitudine, credetemi. In altri paesi c'è la colazione salata, sono tutti belli e sani se fanno la keto. Grazie ancora di seguirmi, vi ricordo che qui potete trovare la recensione del mio libro se vi fa piacere. E qui l'iscrizione al canale. Ricordatevi di cliccare la campanella che è a fianco al tasto iscriviti, che si vede solo da YouTube. Se mi guardate da Facebook, queste cose non si vedono e non si vede nemmeno la descrizione che io metto sotto il video, dove a volte faccio degli aggiornamenti alla ricetta stessa. Grazie, alla prossima puntata. Ciao!